12 agosto. Gesù gli disse: Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Giovanni 20:29. Se credi vedrai. Prima vedere e in seguito credere. Questo non è il percorso di fede. Noi crediamo adesso e vedremo più tardi. La fede è la dimostrazione delle cose che non si vedono. Ebrei 11:1. Che i mondi siano stati tratti dal nulla è un fatto inspiegabile, ma crediamo che sono stati formati così dalla parola di Dio, perché ce lo dice la Bibbia. Noè ha manifestato la sua fede quando sulla terra ferma ha costruito la sua arca, mentre niente lasciava prevedere che un diluvio sarebbe venuto a sommergere il mondo. Egli ha creduto a Dio. E ha visto in seguito il compimento della parola divina. Abramo fu provato e offerse Isacco. Ebrei 11:17. Egli stimava che Dio potesse risuscitare i suoi figli dai morti. Non aveva mai visto nulla di simile, ma la fede conta su Dio e si guarda bene da limitarne la potenza. L'autore dell'Epistola agli Ebrei si compiace nell'enumerare le vittorie della fede. E conclude con questa magnifica frase: Dio ha in vista per noi qualcosa di meglio, questa cosa eccellente è di essere simili a Cristo nella gloria. Per mezzo della fede entriamo nella famiglia di Dio e per fede camminiamo verso il cielo. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei 11:6.